È stato presentato al meeting di Rimini il progetto di agricoltura sociale di Confagricoltura, GTA Italia e Caritas volto al reinserimento di detenuti ed ex detenuti attraverso il lavoro. L'iniziativa, dal titolo Ripartiamo dalla nostra terra, prevede l'attivazione di 6 tirocini formativi e lavorativi in ambito agricolo e coinvolge 15 persone che hanno così l'occasione di partecipare attivamente a tutte le fasi di gestione di un'azienda agricola. La loro attività viene svolta presso il complesso residenziale Casale del Melagrano di Castrolibero, in provincia di Cosenza. I compiti dei destinatari dell'iniziativa spaziano dalla coltivazione di frutta e verdura all'allevamento di animali, fino alla lavorazione, al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto finito. Tutto il processo viene monitorato da un'equipe composta da psicologi, educatori ed esperti del settore in collaborazione con l'Agenzia per il Lavoro AG Formazione. All'interno di questo progetto il concetto di agricoltura legato alla sostenibilità, questi valori per voi che cosa rappresentano? Beh, sono assolutamente rilevanti, integra perfettamente la nostra visione di sostenibilità, sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica. Noi investiamo da sempre nel mondo agricolo, nella filiera tabacchicola italiana, una filiera di eccellenza, e allo stesso tempo riusciamo a promuovere, a restituire alla società in cui operiamo tramite progetti sociali, e in questo la collaborazione con Confagricoltura è una collaborazione storica, con progetti proprio che riescono in qualche modo a utilizzare l'agricoltura per la promozione dell'individuo. Il meeting di Rimini è un'occasione incredibile, è da sempre un parterre dove è possibile presentare progetti che parlano dell'individuo, e questo è un progetto che ha tutte le caratteristiche per parlare di promozione dell'individuo all'interno della società. Il valore di questo progetto chiaramente è quello legato al reinserimento di 15 ex detenuti e detenute in un progetto di agricoltura in senso vero, concreto, imprenditoriale. Infatti si concretizza nella gestione di una vera e propria impresa agricola. È chiaro che il progetto prevede anche l'impiego di figure professionalmente adeguate ed ha come obiettivo chiaramente quello di favorire intanto di acquisizione di skills specifiche in materia agricola e poi quello di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e dando un contributo anche a quello che è l'eliminazione, insomma, della recidiva, che è un altro dei problemi, diciamo, che affliggono il mondo carcerario. Il lavoro per persone che hanno avuto dei problemi di vario tipo nella loro vita diventa uno strumento di crescita, di autostima e di integrazione. Questo in modo particolare per quanto riguarda gli ex detenuti. Tutte le statistiche ci dicono che le persone che hanno avviato dei percorsi ancora durante la detenzione oppure sotto la forma di pene alternative ricadono raramente nella stessa situazione precedente, quindi diciamo che è un progetto che promuove non solo la persona, ma il bene comune, quindi il bene di tutti e di ciascuno e della comunità stessa.